Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video. Oggi siamo qui per girare la seconda parte dei video dedicati agli sconti ad Elfi. Come vi dicevo la settimana scorsa, abbiamo portato i miei 4 consigli per quanto riguarda appunto il catalogo ad Elfi. Mentre questa settimana vi parlerò della mia wishlist, vi parlerò specificatamente di 5 testi che sono nella mia wishlist e che desidererei comprare e di 2 testi che ho già comprato, e quindi faremo quindi un mini book haul. Quindi direi di far partire la sigla e di vederci subito dopo. Allora, eccoci qui, iniziamo subitissimo. Innanzitutto vi dico che sono 5 libri che vorrei comprare, ma che appunto non comprerò nell'immediato, ma vi assicuro che uno voglio assolutamente prenderlo, quindi sicuramente ne riparleremo più avanti. Il primo testo di cui vado a parlarvi è un testo di letteratura russa. Sto parlando di Pietroburgo di Andrei Beli, di cui metto l'immagine qui al lato. Allora, siamo a San Pietroburgo del 1905, una Pietroburgo che è attraversata da forti tumulti, ci sono scioperi, attentati, c'è un forte fervore politico e non. E in questo caso incontriamo il nostro protagonista, Nicolai, che a un certo punto si avvicina ad una cellula eversiva. Una cellula eversiva con cui entrerà a contatto un po' per caso e un po' subendo questo tipo di approccio, dove conoscerà un agente doppio giochista che gli affiderà un compito. Sarà un compito molto 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 particolare perché dovrà uccidere un alto funzionario del regime. E in quel caso però si troverà a dover decidere bene cosa fare perché la persona in questione è suo padre. Quindi assolutamente abbiamo una situazione molto molto esplosiva a livello sociale che sarà poi ben affrontata da Andrea Belli, perché comunque parliamo di un testo dove Pietroburgo è centrale, è la vera e propria protagonista, però abbiamo anche a che fare con un figlio che ha un forte dilemma personale da risolvere, quindi se inseguire i suoi ideali politici e sociali, oppure se appunto stare con la sua famiglia, con suo padre. Quindi è un libro molto interessante, io ne ho sentito parlare la prima volta qualche anno fa quando ho studiato un saggio che aveva al suo interno un lungo capitolo dedicato alla Pietroburgo di quegli anni, quindi pre-rivoluzionari, e assolutamente sono molto molto curiosa di vedere come si svolgerà questo testo, anche perché so che Andrei Beri ha una bellissima scrittura e quindi vorrei assolutamente scoprirla. Passiamo adesso al secondo testo, in questo caso vi parlo del Vagabondo delle Stelle di Jack London, vi metto l'immagine comunque qui al lato. Allora, in questo caso andiamo da tutt'altra parte e in tutt'altro contesto e parliamo del romanzo carcerario. Sostanzialmente qui abbiamo il nostro protagonista che è nel braccio della morte del carcere di Folsom e è in attesa di essere impiccato. È stato sottoposto a questa condanna perché ha colpito una guardia carceraria facendolo sanguinare dal naso. Appunto, per questo grave gesto è stato condannato a morte. Si trovava già appunto nel braccio della morte perché sostanzialmente è accusato di un altro delitto. E quello che viene raccontato del Vagabondo delle Stelle, però, è tutto un altro punto di vista. Perché? Perché questo libro è una lunghissima critica al sistema carcerario americano dell'epoca e non, e è una critica anche verso la pena di morte. Perché sostanzialmente abbiamo questa figura che è vessata per tutti gli anni che è lì dentro. Viene continuamente torturato, ferito e sostanzialmente sottoposto costantemente alla tortura della camicia di forza. E però, cos'è molto interessante di questo testo, appunto, oltre al fatto di essere una critica feroce al sistema carcerario americano, è anche il fatto che quest'uomo, però, sostanzialmente difende se stesso, difende la propria figura, e nonostante il fatto che sia, appunto, purtroppo vessato in questa maniera, resiste. Quindi parliamo di una figura molto interessante che mi prende tantissimo e vorrei assolutamente approfondirla più presto. Il terzo libro di cui adesso andiamo a parlare è un classico. Sto parlando della Marcia di Radetzky di Joseph Roth, di cui ti immagini qui al lato. Allora, in questo caso appunto parliamo di un'etimologia di letteratura che a me non ispira tantissimo, però questo libro ha il suo perché, perché soprattutto si parla di una saga familiare, che è uno degli argomenti di cui mi piace più leggere, quindi assolutamente non potevo farmi sfuggire anche questo. Stiamo parlando della famiglia Trotta di 3 generazioni. Questo perché? Perché praticamente partiamo con la figura del nonno, che diviene un aristocratico nel momento in cui, durante una battaglia,
salva l'imperatore. L'imperatore verrà salvato e si farà ferire al posto suo. Questo però gli consentirà di ottenere la carica di Fon. E poi andremo a seguire la vita del figlio, che però diventerà un funzionario statale, e appunto vedremo quest'altro lato della medaglia. E infine abbiamo a che fare con il nipote, che però deciderà invece di tornare in armi. Perché è molto interessante? Perché questo testo ci racconta la fine dell'impero austro-ungarico, quindi è un punto di vista molto 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 interessante. C'è soprattutto un'analisi del nazionalismo molto molto forte, un nazionalismo che la famiglia Trotta è quasi esasperato, e quindi c'è tutta la storia di questa decadenza, perché appunto dai punti più alti si passerà poi col nipote alla fine del regno, ma anche appunto alla fine di quella che è stata fino ad allora l'espansione di questa famiglia nella crescita della sua importanza. Quindi è assolutamente un tema che mi piace tantissimo, perché a me, appunto, mi dicevo, le sagre letterarie mi piacciono tanto, ma soprattutto mi piacciono quelle in cui si racconta questa sorta di ascesa sociale e poi di discesa verso l'inferi. Quindi assolutamente è qualcosa che mi interessa tantissimo. Passiamo alla prossima lettura. Il prossimo testo di cui andiamo a parlare è invece un memoir, che è una tipologia di letteratura che ultimamente mi sta appassionando veramente tantissimo. Quindi, quando ho trovato questo contributo, ho deciso subito che doveva entrare a far parte della mia wishlist. Sto parlando di Sotto una stella crudele, di Eda Morgoglius Kowalkki. È sostanzialmente il racconto a cavallo fra la Seconda Guerra Mondiale e il post. Questo perché? Perché sostanzialmente abbiamo questa scrittrice che ci racconta la sua marcia verso il campo di concentramento di Bergen-Belsen. E in questo caso però è sfortunata, perché sostanzialmente riesce ad evitare di essere portata lì. Quindi tornerà a Praga, ma troverà un terreno molto molto ostile, perché i suoi amici hanno paura che appunto il fatto di essere sfuggiti a questo rastrellamento possa implicare per loro delle rappresaglie. Poi la seguiremo più avanti negli anni, quando si instaurerà una vera e propria rivoluzione comunista in Ungheria. E si sposerà finché appunto suo marito, che è un altro funzionario governativo, non verrà impiccato. E sostanzialmente poi che cosa succede? Che viene salvata da un secondo matrimonio, e verso il finale di questo libro si apre una pagina molto importante della storia del Novecento, che è quella della Primavera di Praga, e appunto quindi gli atti di ribellione di Praga nei confronti di quello che è stato il regime comunista. Quindi è una parte di storia che mi interessa tantissimo, e so che ha uno stile molto sobrio e delicato, anche se appunto parla di fatti molto 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 importanti e molto gravi. Passiamo adesso al quinto e ultimo libro dei consigli della mia wishlist. Sto parlando delle civette impossibili di Brian Phillips. Allora, in questo caso abbiamo 8 storie che sono una sorta di reportage che ci portano fra l'Alaska, l'India, gli Stati Uniti, la Russia, in cui Brian Phillips appunto ci racconta dei luoghi che però sono molto remoti, di difficile raggiungimento. Quindi assolutamente è una tipologia di saggistica che mi interessa molto, perché so che in questo testo poi ci sarà una sorta di mescolamento fra i generi, perché appunto si tratta sì di un reportage in questi luoghi molto molto impervi e lontani dal caos, ma è anche un'occasione per Brian Phillips di raccontare se stesso. Quindi questa è una tipologia di letteratura che a me appunto ispira tantissimo, e quindi vorrei assolutamente leggerla più presto. Adesso la mia wishlist è finita qua, cioè nel senso quello che ho deciso di cui parlarvi oggi, perché la wishlist Adelphi è proprio infinita. Però in questo caso voglio parlarvi anche di due Adelphi che ho già comprato con questi saldi. Sto parlando di 2 testi soltanto, sono stata molto brava fino ad ora, ma penso che fra i testi di cui vi ho nominato fino adesso probabilmente prenderò Pietroburgo oppure La marcia di Radetzky. Devo ancora decidere bene, però vi farò sapere al più presto. Parliamo adesso invece del mini book haul. Il primo testo che ho deciso di comprare è un testo che è diventato molto famoso negli ultimi tempi, ma che io non avevo ancora letto, però è di una scrittrice che a me piace tanto, di cui ho letto già altri 2 libri, e assolutamente volevo leggere questo. Sto parlando dell'Incubo di Hill House di Shirley Jackson. Allora, io ho già letto Lizzie e ho letto anche Abbiamo sempre vissuto nel castello. Mi sono entrambi piaciuti, più Abbiamo vissuto nel castello che Lizzie, quindi assolutamente adesso dobbiamo vedere come va con questa terza lettura con Shirley Jackson. In questo caso parliamo di una ghost story. Perché? Perché abbiamo il nostro protagonista, che è un ricercatore, un antropologo, che decide di affittare per 3 mesi Hill House. Hill House è un'antica dimora che sembra però vivere di vita propria.
E il nostro ricercatore ha comunque scelto di appunto andare lì per 3 mesi perché è anche esperto di effetti paranormali e vuole fare delle ricerche sul posto. In questo caso però ingaggia anche dei soggetti, 3 soggetti, che sono in qualche modo molto ricettivi rispetto appunto ai fenomeni paranormali. Abbiamo Eleanor che ha visto metà della sua famiglia morire per omicidio da parte di alcune pietre che improvvisamente hanno aggredito questi membri della sua famiglia. Poi abbiamo Luke che è l'erede di Ilaus che però non vuole andare ad abitare lì dentro, quindi è come se conoscesse già qualcosa che noi non sappiamo ancora. E poi abbiamo Teodora che invece ha dei poteri telepatici. Quindi assolutamente vedremo questa fauna che si aggira intorno a Ilaus e cercheremo di decifrare qual è il segreto di questa casa. Come dicevo prima, appunto, è una ghost story, parliamo di un romanzo di ispirazione gotica e parliamo però di una scrittrice che a me piace tantissimo, perché appunto, probabilmente dei libri che ho letto questo è il più horror, però assolutamente la Jackson è in grado di farvi percepire l'orrore anche veramente con poco. Quindi assolutamente questo vorrei leggerlo quest'anno. Passiamo adesso invece al secondo e ultimo testo che ho comprato con questi saldi e in questo caso però parliamo di uno dei miei grandissimi amori e non potevo proprio assolutamente farne a meno. Sto parlando di A Salon, A Salon di Faulkner. Ebbene sì, ho comprato un altro Faulkner perché appunto fra gli obiettivi di lettura di quest'anno c'è quello di recuperare quanto più possibile del catalogo Adelphi e non rispetto a questo scrittore che come sapete, perché se mi seguite da un po', è uno dei miei scrittori preferiti. Perché questo testo è molto 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 importante? Perché a parte che ancora in queste edizioni a Biblioteca del Fega mi piacciono tantissimo, tanto tanto, però appunto sono le edizioni un po' meno economiche, quindi ho deciso di comprarlo con questi saldi perché sostanzialmente così sono riuscita a pagarlo ad un prezzo decente, perché a prezzo pieno costava 27 euro, che è tantissimo per quanto mi riguarda, e invece così l'ho recuperata a 22, che è sempre tanto, però insomma con i saldi si può fare. In questo caso parliamo dei Sandpan e ci troviamo in uno sfondo sempre dell'America del Sud, sì, con dei momenti ancora riferibili alla guerra di secessione, quindi lo sfondo delle storie di Faulkner rimane più o meno sempre lo stesso, e in questo caso appunto seguiamo una generazione molto molto a lungo perché di questa famiglia conosceremo circa 100 anni, quindi avremo a che fare con più e più personaggi e soprattutto con più piani temporali. Ebbene sì, Faulkner, come sapete, se appunto avete letto di lui, è molto molto bravo a gestire questi piani temporali, a lasciare abbastanza stordito il lettore ed è molto molto bello farsi stordire da Faulkner. Io vi consiglio di recuperare qualsiasi altro testo di Faulkner perché ne vale assolutamente la pena. Ebbene sì, allora per oggi il mio video è qui, io vi ringrazio per essere insieme a me, fatemi sapere quali sono gli Adelphi che avete comprato o che volete comprare, visto che mancano pochissimi giorni alla fine appunto degli sconti, vi mando un abbraccio e ci vediamo quindi settimana prossima, vi anticipo già con il wrap up del mese di gennaio. Ciao ciao!